Se c'è un termine per descrivere questo champagne, amici miei, è quello di intrigante. Mi è piaciuto un mondo questo champagne fatto al 50% da Pinot Meunier e al 50% da Pinot Noir. L'azienda si chiama Telmont, siamo nella Valle della Marna, precisamente nel villaggio di Damery, e credetemi, questo champagne fa tutta la differenza del mondo. Telmont è azienda fondata nel 1912, pensate, dalla famiglia L'Hôpital. Oltre 120 ettari totali, anche se era partita inizialmente da una produzione solo di récoltin attorno ai 25 ettari, poi si è ingrandita nel corso dei decenni, ma senza mai perdere una caratteristica fondamentale per poi arrivare ad alti livelli di qualità, quella dell'artigianalità. La coltivazione è molto rispettosa della natura e ci diceva L'Hôpital che sostanzialmente la sua ambizione è di arrivare a breve a tutti i terreni che siano coltivati in biologico, e ci sono decisamente molto vicini ormai. Dal punto di vista della vinificazione, è una vinificazione molto tradizionale, una vinificazione che fa a meno della mano lattica. In alcuni champagne si fa acciaio, in altri si fa legno e niente di più. Oggi, come vi dicevo, vi parlo di questa bottiglia, di questo champagne Blanc de Noir 100% millesimato, come vedete in retro etichetta 2012, quindi un prodotto di alto livello. Siamo di fronte a un'annata fresca, piovosa, dove poi sostanzialmente stringi il concetto di base è quello della bassa quantità e dell'alta qualità della vendemmia. 3.000 bottiglie prodotte di questo strepitoso champagne che adesso andiamo a mettere nel bicchiere, ricordandoci che fa naturalmente 5 anni di invecchiamento, un millesimo interessantissimo. La composizione, come vi dicevo, è 50% Aube, 50% Valle della Marne, perché dalla Valle della Marne arriva il Pinot Meunier, mentre dall'Aube arriva il Pinot Noir. Qui il nostro classico bicchiere da champagne, quello che piace a noi, dove possiamo vedere decisamente la bolla, e anche in questo caso una bella bolla, ma soprattutto potremmo sentire poi molto bene i profumi. Il colore è un giallo dorato, bello, splendente, amici miei. Che bello che è lo champagne. Perché vi dicevo intrigante? Perché intrigante prima di tutto è la parte olfattiva, con una parte fruttata importante, anche leggermente floreale. La spezia, questa nota bellissima di zafferano e poi anche di pane tostato, una complessità di primissimo ordine. Il palato, amici miei, è fresco, profondo, quello che mi piace è questa nota leggera di caramello che c'è poi sulla lingua. È uno champagne che scorre con una leggiadria pazzesca. Le spezie e poi un finale minerale lungo chiudono davvero bene una beva emozionante, intrigante, come vi ho detto. Uno champagne che può andare bene da aperitivo, ma addirittura anche da fine pasto, oltre che accompagnare molti piatti. Ma fatemi sapere voi come avete trovato questa vera e propria bomba atomica. Uno champagne intrigante che ha fatto tutta la differenza del mondo. E mi raccomando, ricordatevi sempre di registrarvi al nostro canale YouTube e di attivare le notifiche. Alla prossima, amici miei!